Lo studio di ingegneria Curri ha presentato, nel corso di un incontro che si è tenuto nella sede della Lega Consumatori di Manduria, un'idea progettuale che potrebbe essere utilizzata per il recapito finale delle acque reflue del depuratore consortile Manduria Sava. Come è noto, infatti, il progetto dell'impianto che, secondo quanto disposto dalla Regione Puglia, si andrà a realizzare a partire dal 15 aprile in contrada Urmo Belsito, è incompleto. Un particolare questo che allarma quanti si preoccupano che l'impianto possa generare più danni che benefici. L'ingegner Curri ha spiegato che ci sono opere costate fior di denaro pubblico mai entrate in funzione e che facendo convogliare le acque in contrada Bagnolo a Manduria, dove ci sono terreni di proprietà comunale, i reflui depurati potrebbero addirittura diventare una risorsa. Le opere, tiene a precisare, sono inserite in allegati cartografici realizzati nel 2015 dall'autorità di bacino della Regione Puglia nel bilancio idrico irriguo. Ma io penso che sia assurdo lasciare delle opere così. Un progetto che è stato fatto alla fine degli anni Ottanta, che è costato miliardi, e che effettivamente funziona a metà, nel senso che questo progetto Sinnic Idro comportava l'acqua, veniva canalizzata fino alle campagne di Leverano, partendo dal Sinnic, quindi la zona di Castellaneta, Ginosa, Taranto, l'Ilva che prende acqua. Poi si è interrotto il discorso, siamo arrivati alla diga del Pappadai, che diciamo è un polmone che serviva per far arrivare quest'acqua dal Sinni e quindi poi portarla fino noi nel territorio nostro di Manduria. Leverano. Sì, nel territorio nostro noi abbiamo una piezometrica a Bagnolo, non so di quanti mila metri cubi, e con due vasche che servivano per far decantare un attimino la velocità di quest'acqua e poi portarla attraverso la piezometrica che c'è lungo tutto quel tragitto che arriva fino a Leverano. Nel contempo però, nel progetto c'era che l'acqua doveva essere quella del Sinni, quella di soccorso del Chidro, quindi veniva miscelata pure quella, e quella del depurata, perché si prevedeva che ci volesse parecchia acqua, come in effetti c'è bisogno. Oggi l'Arneo, l'acqua che dà agli agricoltori, è attraverso l'emungimento del sottosuolo. Noi stiamo impoverendo la falda in maniera incredibile. Quindi di conseguenza abbiamo queste strutture. Io dico, può sembrare una cosa semplice, però da discutere, vedere, e probabilmente la memoria inganna qualcuno che non ricorda più queste cose, però stanno lì. Allora, noi quell'acqua depurata dell'Urmo la potremmo convogliare attraverso quella condotta che portava dal Chidro alla piezometrica del Monte dei Diavoli e quindi portarla alle vasche di Bagnolo, che andrebbe per caduta attraverso. Teniamo presente che l'acqua che si andrebbe ad accumulare lì e che poi potrebbe andare sempre mettendo in movimento tutti quegli meccanismi che c'erano e che forse adesso sono un pochettino obsoleti, teniamo presente la vicinanza della masseria Bagnolo, cioè dove c'è decine e decine di ettari, forse sono 80 ettari del comune di Manduria, diciamo brulli, no. Quindi potrebbe essere pure un discorso di rigoglio della zona, non lo so, questa è un'ipotesi che secondo me io ritengo che sia percorribile, salvo vedere poi tutte le possibilità. Se il depuratore deve restare lì e noi sappiamo perfettamente che lo scarico è quello che ci danneggia, bene, questo scarico utilizziamolo in questa maniera. L'idea progettuale
e disponibile per essere eventualmente valutata. La lancio innanzitutto agli organismi regionali, AQP, a tutti coloro che, anche se stiamo in una fase un pochettino, però non è mai troppo tardi, insomma, può essere, perché alla luce del fatto che l'ultima conferenza di servizi si bloccò proprio sul fatto dello scarico, dico, beh, vediamo, comporterà della spese, delle spese senz'altro, ma pure se fa trince drenanti, se fa i buffer, ci sono sempre, ma un'opera che è costata tanti miliardi, perché tenerla così, visto che, e chiudo, quelle opere oggi con i vincoli che ci sono probabilmente non si potevano manco fare, cioè tutti quegli interramenti di quelle tubazioni, ce l'abbiamo e quindi è un peccato.